Allora, Edoardo, cosa è successo esattamente? Buongiorno. E beh, una ventina di ragazzi si sono dati appuntamento sui social, su un social, per poi incontrarsi alcuni giorni dopo e scatenare una rissa. Nonostante le restrizioni del Covid, ragazzi tra i 15 e i 19 anni, questa è l'età 19 anni del ragazzo che poi ha avuto la peggio perché è rimasto ferito da tre coltellate che l'hanno attinto due ad un braccio e l'altra alla schiena. Ebbene, questi ragazzi si sono dati appuntamento perché si sono sfottuti. Tutti, secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, ma anche dall'avvocato di questo ragazzo ferito, una buona parte di loro aveva formato un gruppo su internet, sui social, stava parlando. Dopodiché, uno di loro è entrato con un nickname, cioè un nome di fantasia falso, in questo gruppo, ha cominciato ad insultare il gruppo. A quel punto, uno dei ragazzi, quello che poi rimarrà ferito, il 19enne, avrebbe detto: vabbè, ma vediamoci, chiariamo questa cosa, perché ti comporti in questa maniera, e avrebbe dato appuntamento a quest'altro ragazzo che l'avrebbe preso in giro, appunto qui a poche centinaia di metri da qui. Siamo a Fiumicino, ad Isola Sacra, con una scusa. Tre di questo gruppetto lo portano in un garage, uno tira fuori da un borsello un coltello e lo colpisce per ben 3 volte. A quel punto il ragazzo ferito scappa, arrivano tutti gli altri, appunto sono Eleonora circa una ventina, e scoppia una maxi rissa incredibile. Gli investigatori hanno trovato sul luogo della rissa anche un manganello telescopico. Insomma, se le danno di santa ragione. Solo l'intervento delle altre persone, dei passanti, ma anche dei testimoni che si affacciano alle finestre, poi ha scongiurato il peggio. 10 persone sono state denunciate a Leonora, un ferito, l'abbiamo detto, che è stato ieri dimesso, è entrato in codice giallo, è stato dimesso dall'ospedale Grassi di Ostia. Però sul ragazzo che ha colpito con il coltello il 19enne, a 18 anni, grava l'accusa più pesante: tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, rissa aggravata, ma anche detenzione di questa arma impropria. Allora, sentiamo il professor Broccolo, poi i nostri ospiti, Carmen Russo appena arrivata, ciao Carmen, Ciao Eleonora. e poi Paolo Mengoli collegato, ciao Paolo. Professore, che Ciao succede a Eleonora, questi grazie ragazzi, queste restrizioni, a te. Ma sicuramente che sono pesanti per tutti, per gli adolescenti, per i maggiorenni, ragazzi di 20 anni, sopra i 20 anni, universitari, comunque cosa sta succedendo, professore? Ma mi fa un'enorme tristezza. L'Italia è il paese di Dante Alighieri, di Verdi, Puccini. Non si parla più di cultura, non si parla più di niente. Cosa stiamo facendo noi per questi ragazzi? La musica non esiste più. È il paese della musica. Nessuno si avvicina più a un violino, a un pianoforte. Ma perché? Questi ragazzi non hanno autostima, ricercano attenzione, stanno ore sui social. È un contenitore enorme di idiozie. È questo quello che sta accadendo. E i genitori non devono aver paura di essere illiberali, illiberali se non gli lasciano il telefonino. Devono controllare, c'è poco da fare. E l'eccesso di irresponsabilità sta proprio nella disattenzione dei figli. Ora questi sono già grandi, questi ragazzi di 19 anni non sono più controllabili, non sono più gestibili. Però parte tutto da prima, si parte da prima, si parte già da 9, 10 anni, 11 anni nel Esatto. controllarli. Stanno troppe ore sui social. Poi c'è il lockdown, poi c'è la DAD, è tutta una serie di con cause che non fanno altro che aggravare il problema, che è l'autostima e la ricerca di attenzioni. Ma proponiamo ai ragazzi, se noi non proponiamo, loro non sanno dove attingere. Siamo noi. Il governo deve fare molto di più Carmen, per. sei d'accordo con quello che dice il Ma professore? sicuramente sono d'accordo, i ragazzi, ma dai bambini, da quando hanno 7-8 anni, sentono la necessità di confrontarsi, di creare, accettano gli stimoli, sono fertili in quello e hanno bisogno di anche spensieratezza, di vedere le cose dal loro punto di vista, che è un punto di vista positivo, sereno. Noi possiamo avere una visuale un po' diversa e quindi stare attenti, ma loro bisogna dare questa possibilità.
possibilità, perché se no gli si creano dei limiti pazzeschi nei quali poi loro vanno per rimediare, per cercare altre aperture, vanno sui social, vanno sempre sul telefonino, vanno su degli delle protesi alle quali poi loro si devono attaccare e fare. Però io dico anche una cosa, anche nei social bisognerebbe anche stare attenti, perché se in un dialogo tra dei ragazzi, dei messaggi, ci sono degli insulti, delle parole, bisognerebbe un attimino Paolo, anche limitare. Paolo Mengoli, scusate. Comincia sempre così, comincia sempre con gli insulti. Perché poi si scatena. I ragazzi si sono ritrovati però in un momento in cui non si potevano ritrovare, perché era zona rossa, per cui già hanno infranto le regole, poi le hanno infrante ancora di più, perché guardate che cosa è successo. Quindi, ci ha raccontato Edoardo Lucarelli prima, ferite. E scatta. Mengoli. Insulti, appuntamento. Cioè, tirano fuori un coltello. Volevo intervenire in questa maniera, ciao a tutti. Ha ragione il professore quando dice queste cose, avete ragione voi, e credo che siete l'unica trasmissione che sento per la prima volta dare contro al fatto che questi ragazzi, cioè questi ragazzi sono veramente isolati, sono da soli, e innanzitutto a scuola fino da 7, 8, 9 anni non gli viene insegnata l'educazione civica. Questi ragazzi vanno in piazza sapendo di essere impuniti dopo, perché per uno anche che viene punito altri 19 la passano franca. Io da ragazzino avevo non il terrore, avevo prima il rispetto per la divisa delle forze dell'ordine, poi avevo anche un po' di paura. Ma questi ragazzi, vedete che quando succedono queste cose noi incolpiamo sempre non il mancato intervento, ma la poca resistenza che fanno le forze dell'ordine, e hanno quasi paura di affrontarli, perché dopo vengono attacciati, mentre loro fanno il loro dovere quando sono nelle piazze. Questo è il concetto. Io quando ero bambino mia madre mi guardava anche nelle tasche dei pantaloni, e quando mi ha trovato a 14 anni, 15, un mozzicone di sigaretta, va sicuro che ho cominciato a fumare che ne avevo 25 dopo. Perché non so quello che è successo, ma oggi allora, non succede nostro... in quelle case. Grazie Paolo, vediamo, abbiamo cercato di capire attraverso il nostro Edoardo Lucarelli anche diciamo la voce dei ragazzi. Sentite che cosa abbiamo raccolto, perché poi bisogna sentire loro. Certo. Brava, bisogna sentire loro. Non possiamo. Ma sì, ma quelle vengono via. Sì. No, due portieri, due doppi, stranghi. Ma sono al massimo 10, 12 anni, 10, 14. Tramite gruppi si danno appuntamento da una parte e poi si incontrano. Il Covid può aver acuito anche sentimenti di violenza, secondo lei, tra i ragazzi? Sì, e come? Sta determinando problemi sui grandi, figuriamoci sui ragazzi che alla fine non sanno che fare. A un nipote che ha 16 anni, veramente gli hanno tolto il calcio, gli hanno tolto gli allenamenti, gli hanno tolto la piscina, gli hanno tolto gli amici. Passiamo più tempo in casa, passiamo più tempo seduti, passiamo più tempo davanti a uno schermo piuttosto che dare un calcio a un pallone. Tenere un ragazzo di 15, 16, 17 anni, 24 ore su 24, chiuso a casa, senza scuola, senza niente, è pesante. Credo che manchi un ideale di istruzione e la cultura e tanto amore. Del 30% i suicidi, gli atti autolesionistici e le risse, la violenza. Il bambin Gesù ha detto che ogni giorno arriva un ragazzo che si è tagliato il cutting. Edoardo, tu questi ragazzi li hai sentiti? Edoardo? Sì. Mamma mia. Beh sì, diciamo che anche il contesto, questo bisogna dirlo, in cui alcuni di loro vivono è un contesto non sempre facilissimo, che non offre molto dal punto di vista della socialità, soprattutto in questo periodo di restrizioni, a maggior ragione, perché per tanti di loro un campetto di calcio, un oratorio, piuttosto che un cinema un parco pubblico frequentabile, sono davvero una risorsa determinante. Tanti invece ci raccontavano anche lì, appunto, che sono buttati in strada tutto il giorno,
tanti cercano di passare la giornata comprando le sigarette a 14 anni e quindi si trovano il diniego e allora magari lanciano la bottiglia contro la serranda, insomma sono alcune volte poco seguiti, questo dobbiamo dirlo, non a caso tra questi 10 ci sono dei quindicenni, insomma cercano di passare le loro giornate nella maniera peggiore visto quello che è successo, ma alcune volte non hanno grandi alternative credibili, soprattutto adesso, per questo tanti genitori, anche li avete sentiti, parlano certo di fragilità di questi ragazzi, di una situazione ancora più complicata. Facciamo una cosa, siccome questo è un tema molto sentito, ci stanno arrivando tante segnalazioni, io lo continuerei domani perché adesso c'è veramente poco tempo.